A Torino in CGL un convegno per fare il punto sulla riforma del terzo settore. Innanzitutto di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una riforma che ha riordinato una materia complessa che riguarda milioni di persone che sono impegnate nel volontariato, nel servizio civile, in tante attività di sostegno alle comunità, ma anche di una riforma che delinea una prospettiva del welfare nel quale c'è uno spazio sempre più rilevante del privato sociale, non solo del privato sociale ma anche del privato in quanto tale, e che incanala, tende a spingere questa grande energia che c'è nella società civile verso forme sempre più sostitutive dell'intervento pubblico e della responsabilità pubblica. Questo è il segno che noi leggiamo nella riforma del terzo settore. Quindi era un provvedimento da un lato che era necessario, ma noi pare sia segnato da un'interpretazione, come dire, estrema del principio di sussidiarietà. Qual è la situazione in Piemonte? Sicuramente è una situazione nella quale è necessario mantenere un punto d'equilibrio tra il protagonismo del volontariato e la necessità di tutelare e valorizzare le funzioni proprie del settore pubblico, evitando che attività che sono fonte di occupazione e di reddito vengano sussidiate attraverso interventi gratuiti. Si è parlato anche delle disposizioni fiscali. Sì, c'è un'ampia gamma di disposizioni fiscali nella legge che tendono a favorire sia l'impresa sociale, che è un'impresa non più solo senza scopo di lucro perché può remunerare il capitale, questa è una novità in parte, diciamo limitatamente, ma è un elemento di novità rilevante della riforma che rischia anche di mutare in prospettiva la funzione propria del terzo settore, di cambiargli natura, e poi ci sono molte forme di sostegno all'investimento privato diciamo in attività che hanno finalità sociali. In conclusione, una riforma che impegnerà il sindacato in, penso, alcune direzioni precise. Il primo è il presidio delle responsabilità pubbliche, per evitare che dietro la sussidiarietà ci sia una delega al terzo settore di funzioni che debbono essere in capo a una responsabilità chiara pubblica. Il secondo è un presidio di ciò che il pubblico deve fare e di ciò che invece è giusto che venga svolto dagli enti del terzo settore, e il terzo è l'affermazione dei principi dei diritti universali, per evitare che la costruzione di un welfare di comunità molto improntato a principi di mutualismo e di filantropia avvenga in assenza di una rete generale di diritti di tutte le persone.